Tutto sempre e comunque parte dal corpo. Reprimere ciò che il corpo reclama alla lunga genera mostri, fantasmi, ossessioni che divengono quasi irrimovibili. Con certe pulsioni non si scherza, con certe rinunce si rischia di perdersi definitivamente, e dire il contrario vuol dire mentire. Lo scrive in un piccolo gioiello Giulia Villoresi, che per Marsilio pubblica Benedetto il frutto. L'Eros è protagonista assoluto, sia come energia vitale, sia come dimensione di oltrecorpo, scrittura sanguigna che lavora senza sosta sulla confessione, sul digiuno penitenziale, sui peccati di incontinenza, sulla forza naturale del desiderio. Voce narrante Faustina, che da creatura diafana e pura diviene impudica e conturbante.